Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitterri e eccoci qui per un nuovo episodio di Discovery su Mitterri, le scoperte di Mitterri. Oggi andiamo a scoprire Bloodhound, un action FPS horror indie shooter di Crooked Flint Productions, di cui ringrazio per la key per provare il gioco. Un gioco che già da almeno ci dice un po' tutto, musica rock che adesso è un po' passato perché era molto forte e la stella satanica, sì, ma si ricollega un po' al satanismo, quindi oddio, spero che YouTube non mi demonetizzi, non so, demonetizzi, non so, mi blocchi il video, ma faccia qualcosa di peggio, tipo qualche strike, spero no. YouTube è un gioco che stavo provando per conoscere Bloodhound, un gioco che dà la possibilità anche di spegnere o accendere le unità, quindi noi possiamo anche tipo togliere qui i pixel, no, ma io li lascerei per sicurezza perché YouTube, chissà cosa fa YouTube. Ragazzi, prepariamoci per un shooter davvero frenetico. Infatti, è un gioco che ripiglia lo stile degli anni 90-2000 e saremo buttati nell'inferno, pronti a sparare tutti i mostri che ci arriveranno contro con un ritmo davvero incalzante che non ci darà forse neanche tregua, neanche un attimo di pace per prendere fiato. Quindi, prepariamoci. Allora, calma e sempre freddo. Il gioco ci mette contro molti nemici, divisi però in 16 tipologie, ognuno con poteri e abilità. E avremo anche un inventario di armi molto rare che ci permetterà di combattere, di difenderci, mentre siamo dentro l'inferno a combattere contro questi nemici molto terribili. Noi siamo nei panni del membro dell'Ordine dei Custodi delle Porte, pensi che così, che ci hanno scelti per questa missione a quanto pericolosa. Infatti dovremo cercare di difendere le porte dell'inferno per non farle aprire e avremo come avversari anche personalità del culto di Astaroth, personalità che appunto vogliono andare contro le nostre missioni, anzi farci fallire per far riaprire le porte dell'inferno e far arrivare l'inferno sulla terra. Ragazzi, una cosa davvero che non vorrei mai successa in realtà, se mai ci sarà c'è un inferno con demoni e mostri e quant'altro, io chiudo le porte, lascia lì. Partirò la chiave, buttiamo una chiave e basta. Meglio così, meglio evitare. Il gioco ha come caratteristiche principali lo stile arcade in prima persona, e 16 nemici diversi, 16 tipologie di nemici diversi con 5 capi, e molte armi, circa 10 se non ricordo male, 10 tipi di armi, una storia lineare e frenetica, un eroe badass, questo è scritto nelle caratteristiche, quindi io lo dico, un eroe proprio che spacca tutto. Ricordiamoci anche dell'ambientazione molto curate con una musica, un soundtrack molto rock che ti fa sentire proprio l'inferno in terra. E avremo un gameplay molto soddisfacente per quello che dicono, mentre la storia è divisa in 5 atti. Beh, uno stile shakespeariano, questi 5 atti. Chissà, questi 5 atti saranno tutti terribili oppure avremo un crescente. Magari io spero che sia un crescente che inizia subito da di botto con spara tutto, amici che ci circondano, io eviterei sinceramente. Ora però, per concludere la presentazione di questo gioco di Bloodhound, andrei a leggere i requisiti minimi. E io andrò a leggere per sicurezza. Con i requisiti minimi abbiamo un mento separativo 1.10 con 64 bit, un processore CPU Intel Core i5 2500K o equivalente, quindi non tanto potente, 5, invece se 2000 non è andato, cioè qualche tempo fa, e una RAM di 8 GB, una grafica, una GPU di Nvidia GeForce GTX 960 con 4 GB dedicati o equivalente, e quindi un gioco che non richiede tanto. C'è anche un DLC che è Juicy Retro Style, che non so se vorrei provare, ma direi che è il momento di andare, ossia, se scuoto tutto, ok, sei preso, direi il momento di andare a iniziare la nostra avventura. Easy, ovviamente. Ovviamente easy, guarda che bello, c'è cioè, un gioco così, come fa a non dire che è satanico? Non è satanico, è solo particolare. E come c'ha il latem pialdo in Algernon Jack, non è che è raffinato. Comunque, bello anche scritto in latino, molte, cioè, oddio. Ah, con i fumetti. Guarda che bello stile di fumetti, oh. Lì. Siamo questi. Ok, noi siamo. Ecco, sono questi noi, penso. Abbiamo la croce nel piede. Abbiamo la croce anche come collana. E quello per essere l'Ordine di Astarix, se dico male.
Oddio, muoiono male. Tutti uccisi, mamma mia, Vishre qui. Mamma mia, io sparisco che. Che sta a fare? Sta a mangiare la pillola. Ah, l'anello, guardate. Oh, come. Art Novel è. C'è un bello stile come fumetto questo. Ma che è sta cosa? Oh. Lo sconfiggiamo pure. Ma che Ghost Rider di Nicolas Cage, con la moto infernale. Questo uomo che dopo aver scoperto quei demoni si presuppone di andare avanti o sventura. Okay. WASD per il movimento, Sprint per essere veloce, Left After Dash penso per schivare. Dash free the player from slowdown e space jump. C'è in italiano, scusi, auto save, ok. Macete K1, le mie attacco, ok. Cioè non c'è. Scusami, option. Così per sapere. English, francese, dodge, italiano. Oh, ci siamo. Continuiamo. Già che c'è italiano è buono. Allora, qui per sparare con. Abbiamo anche due pistole, ok. Qui c'è le cure. Posso pigliarle? Com'è, scusami? No. Ah, quindi ci passiamo sopra e dobbiamo curarci, penso. Oddio! Oddio! Mamma quanto è brutto! Ma ti viene subito sopra! Vabbè, bambino demoniaco. Mi sembra un po' di cure. Ok, ci siamo curati. Vedete anche la grafica carina, con in basso a sinistra abbiamo tutte le informazioni importanti. Le cure, lo shield, che cosa so che è, non so se è lo shield da zero. Poi i punti demoniaci. Poi altre cose interessanti, allora. Però c'è già subito ti partono in faccia. Oh, salve. Salve. Grazie per i punti demoniaci. Ce l'ho lì un altro, ci viene davanti. C'è le armi di strada, però ci vengono di sopra, che bello. Via il fucilozzo. Tasto 3. Guarda che bello, come. Niente, ben quattro l'arma, dai. I corpi. I colpi, non i corpi. Ho la romana, i corpi. Lo shield con le bare con le croci, bellissimo. Oddio, oh, vabbè. Ma che è? Mi fai in faccia. Oh. Tanto sblocco un sacco di. Ma che antipatico che mi sparano sopra. Io sto morendo qui. Ma che ce l'ho scudo, però sto morendo. Sento nemici, ma dove sono? Guarda, va. Ah, cagà. Ok. No, beh, frenesia c'è frenesia. Gameplay sì, interessante, che se fatto vedo che va un po'. Ascolti, forse penso si copre nel mio gioco, non lo so, perché sto registrando. Uscire assalto. Di ciao al mio amichetto! Oddio! Ci vengo pure alle spalle, perché sta cosa? Non mi dice alle spalle, almeno state lontani, qua c'è una chiave. Ok, quello deve essere lo shield. Sì. C'era un altro? No. Mi ricorda molto un vecchio Wolfenstein. Salve. Un po' come stile di gameplay, stile dei nemici, come vengono. Salve. C'è un altro? Dai, come cambiare armi. Ok, uno, macete due, pistola 3. Quello che tassivo, 1, 2, 3, 4. Ok. Chi c'è sta? Salve. Chi è che mi spara? Sei tu? Bastano, sei tu? Oddio, questi qua sono bruttissimi, lì in faccia proprio. Perché mi attacca ancora? Oh. Ma cazzo. Vabbè, proprio ti spunto in avanti, però ti spawno, non è giusto. Oh, credo che devo essere frenetico. Tu vuoi morire, grazie. Dove sta? Sta per morire? Sì. Ok. Scudi penetratissimi, forse bisogna cambiare arma. Un pompazzo che se vengono così davanti, almeno un pompazzo posso subito attaccarli e allontanarli. No, per adesso il gioco non mi sta dispiacendo, ragazzi. Sì, io non sono forse adatto a questo gioco. Cioè no, io non sono adatto a questo gioco per lo stile che ha. Che. Vabbè. Si kamikaze proprio.
Ok, morti tutti. Non c'è shield. C'è una chiave. Astra East Baby, volume 2. Chi dice... Oh, c'è pure citazione a... A coso, al, al film di Stallone. Come si chiamava? Terminator. Oh, ciao, ciao amico mio. Dobby, sei tu Dobby? Ma fate una cagata, queste... Ma che sono brutti però. Comunque la grafica, sì, un po' retrograda, cioè un po' vecchia, come se, però non dispiace. Ma sto avendo anche un sacco di bonus, un sacco di obiettivi stanno raggiungendo. Beh, sta fortissima. Colpi, colpi, scudo. Ok. Che sei brutto. Dai, esatto, dai. Rispunta alle scuole, però non è giusto sta cosa. Oh, ma ti vuoi allontanare? Cosa fa il Shade? Sei comunista, è comunista! Lei è solo un comunista, è incredibile! C'è lui che è comunista, no? Tutti. Salve. Ma ci vedono anche dietro gli alberi, oh. Se fosse col il pad sarebbe meglio per me giocarci, eh. Ancora vivo! È molto così da eroe, sperando ancora. Un eroe vero e proprio. Oppure tasto vivo adrenalina, aumenta temporaneamente la salute del giocatore a 300 punti. Ah, quindi via adrenalina. Interessante. No, il gioco adesso non è che sia preferito come stile, però non male. Cioè, so che YouTube non me lo butti giù. Ok, vita al massimo, possiamo andare. Ah, con il tasto del mouse possiamo colpire con il calcio del fucile. Oddio, dice qualcosa di brutto. Eccoci. Dobby, sei... Oddio, ora è sparito. Io prendo un attimo indietro. E poi spariscono. Altro potevo aggiunto, ok. Ma stanno a sparire. Guardate questo gioco, giocarlo, ma musica al massimo, mamma mia. Dammi un po' di scudo. Chi è? Ma guarda questi... Oh, ma che... Ma qua ce ne sono! E vuoi manco, vabbè. Via, 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 un attimo indietro. Falle venire lui da noi. Oddio, se ti sei quel maniaco con la falce e martello sotto il fratello. Morris! Oh, finalmente. Salve. Spara, muore. Cioè, muore sparando ancora. È un combattente lui. È uno che fino all'ultimo guadagna il suo. Ma tanti bei nemici lì. Fichi ti vengono davanti, ma non troppo frenetici. Ok. Siamo al massimo lì. Che posso fare con i punti demoniaci, penso? E chi è? Vabbè, si sì, bambinetti li sto odiando. Dove c'è un altro visto? Dove sei? Dove sta? Fa pure. Senti come fa il gioco. Dove sta? T'ho visto, mascherina. Eccola qui. Quanto tocca un po' di viscere. Oddio! Ma che è? Oddio, sti bambini demoni. Oddio, sto moriamo. Qua moriamo, non lo so. Mi sto odiando sti bambinetti. Deciula. Uè, te schizzo è un terum! Vai, vai, devo là! Chaparat! Dammi la adrenalina, va! Ecco. Ci va piena anche adrenalina. Salve! Qui c'è una chiave, c'è colpi, c'è tanta roba. Chissà i colpi quando... adesso lancia i raggi laser. Complimenti. Complimenti. Dancing with Blades. Ah, qua c'è la porta. Chi è? Ancora tu! Usiamo, Dove sta mandando? Due spunti! Vedi che spunto non entra a nulla. Altre armi interessanti. Scudo. Balestra con flecce detonabili a distanza. Spara. Urca.
Patch. Salve. Salve. Però non detono. O almeno. Almeno colpisco, va. Ma che volete? Pure. I porcellini d'India. Ok, sono morti tutti. Guarda, sono un po' offensivo, ma mi fanno arrabbiare, oh. Ti spunto proprio davanti, così, de botto, senza senso. Salve. Ma che bella, come colpisce. Però una cosa, dove sta? No, continua, opzioni. Vediamo un po' se c'è qui. Tasti. Spacebar, right mouse, left fuoco, carico rapido, salvataggio rapido, slot 1, slot 2, prossimo slot, slot precedente. Ma posso anche cambiare in qualche modo, non so, così azione torcia, forma demoniaca con Q. Attenzione, forma demoniaca. Ah, guarda qui la forma demoniaca. Sono cattivo. Cattivissimo me. Profitto le frecce. La vostra memoria deve essere più forte. In teoria. La metà autocambiata. Bene. Giusto così dove i colpi pisce anche l'arma. È giusto. C'è un po' di roba qui. Che sidra. Power up, rallentamento del tempo. Col tasto T posso rallentare il tempo. Bello. Il gioco frenetico ci sta che tu rallenti un pochetto, va. Se non mi spunto davanti. Che c'è sta? Non li vedo più, non li vedo più. Mi spara da dietro, lo vedo. Dove sta? Bello anche splatter, bello soddisfacente questa cosa. E guarda quanti ce ne sono. Ma che so? Dove sta? Dove sta, maledetto? Non lo vedo, eccoli. Guarda, ti passano di sopra. Altro mago, oddio, quello che salta come un pirla. Dammi lo scudo. Ok, va. Ho anche il tempo. È morti tutti? Ce ne sono ancora, ma com'è possibile sta cosa? E qua. Oh! Calma, signori! Ma che è sta cattiveria? Ma mi sta... Va a cagà. Mi parla di copi quella. Davvero. Curate. Scudi, scudi, scudi. Oh, no, ce n'ho ancora. Quanti siete brutti? Sto morendo! Le cure, dove sono le cure? Scudi, scudi, ok. Ragazzi, qui è difficile sta parte, eh. Dove stanno? Ce l'abbiamo fatta? No, sento il coltello che spara, ma chi è che spara? E ci manca soprattutto. Dove stai? Ok. Dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Lo so qui le cure, dammi le cure, va. Ne ho bisogno. Ne ho fortemente bisogno. Non c'è più scudi, peccato. E adesso andiamo avanti. Va bene. Altre cure qui che non ci servono. Salve. Salve. Come sta? Tutto a posto, lei? Sì, lo so, lo capisco. Senti dolore. Ma perché parla così? No, non voglio fumare demonica. Non voglio fumare demonica. Stacca, stacca. Non posso staccare. E vabbè. Per sbaglio l'ho attivata. Me ne lo tenemo. Sai che qui ci lasciano la pelle, ragazzi. Mi sa, eh. Muori, muori. Ok, no, ce l'abbiamo fatta invece. Grandissimo, il nostro eroe. Il nostro eroe è un grande fanatico Shogun, eccetera. Shogun è l'arma migliore. Che piglia anche persone insieme. Vicino allo spappolo di tutto. Da qui siamo già passati, mi sembra. Da qui. Tante vie, ci sono. Niente, però, alla porta. Lui è morto male, poverino. Ma come è rimasto giù? Povero ragazzo.
No, troppe cose da fare, troppe scelte. Andiamo qui, va. Ah, chiave mancante, ok. Quindi devo trovare la chiave pure. Benissimo. E andiamo a cercare la chiave. Salve. Oh, ma che è? Proiettile d'oro. Rendete temporaneamente inutilizzabile munizioni nelle armi. Power up sono bloccati durante i combattimenti con il posto secondo livello. Cioè, in pratica, non so, sono solo quello, ho capito. Offline. L'ho fatto in giro? Mi sa di sì. L'ho visto qualcuno. Vai giù, lascia stare. Queste hanno pure le pistole oltre alla falce. Bravissimi loro. Scudi. Che chiave, perfetto. Abbiamo tutto, ragazzi. Ma che? Non capivo che erano loro attaccati, sinceramente. Non ho capito. È un po' difficile capire quando attacco con le piccolette. Così. Ok, abbiamo la chiave, abbiamo tutto. Ehi. Il su. Vabbè, ci attacco ancora. Via, mi piace una parte in cui possiamo stare di spalle. Vedere tutti i nemici. Ma come sparano le freccette di Cupido, i maledetti. Quello è morto. No, scompare solo per ora, non lo so. E via qua, fatti sparare. Guarda quelli. Ci sono altri lì. Prepariamoci. Sento qualcuno parlare. C'è qualche altro nemico. Chi viene sotto? Dai, chi come combatte contro di me? Maledetti demoni. Sentite la voce del Signore che vuole salvarvi dal vostro cattiveria stessa. Qui abbiamo la chiave. Offline. Mi sa che andiamo contro un boss. Proviamo anche il boss, ragazzi, che ci siamo. Nuove pistole. Uccide a canna doppia. Sì. Oh! Che soddisfazione, salve. Possiamo. Chi è che mi spara? Chi è che mi spara alle spalle? Io non lo vedo, maledetti. Maledetti demoni. Là c'è un altro. Due insieme, bellissima sta cosa. Dammi uno scudo. Questi demoni qui li sto odiando. Via. Vieni tu da me. It's got a kick. Volume 2. Guarda lì che c'è il sa. Piglia tutto qui, piglia tutto. Qui ci deve combattere. I colpi non ci sono più. Altro scudo non c'è, dai, dammi altro scudo, dai, fammi felice. Oddio. Ma che è? Ma che allora nulla, spara! Sparano pure. Chi so? Signori, ma che sta. Ma che glielo fa fare? Vabbè, tu non hai più colpi. Ok, ho. Altri? No, sono morti tutti. Yes! Oddio, pensai che quello era il. Non era il boss, ma questo era il boss. Non lo so. Mi sembra. Il boss dice troppo semplici. Oi. È un altro mondo. Ragazzi, però direi che posso finire questa scoperta di Bloodhound. Un gioco che divertente alla fine, dai, non. È un pochetto, come si dice, al limite, ovviamente, considero per chi ha più di 18 anni, sinceramente, per le nudità, l'uscita che si sono, segni e quant'altro. Però è divertente perché, sì, è frenetico, uno stile vecchio stile, un po' arcade, un po' Wolfenstein, come anche le grafiche, le armi che abbiamo, quindi ricordiamo un po' quel gioco e. Gioco lì i vecchi Wolfenstein ovviamente. E oltre a questo non, è un gioco che non richiede tanta potenza da questo computer. E mi fa divertire, è frenetico. Armi che diverse, quindi potete anche divertirvi usare armi differenti. Il punto è che ti spunta molto in faccia, tipo ti saltano in faccia. Lanza ti danno, che la frenesia, però lanza no. Quindi un gioco che vi consiglio. Per chi piace i FPS, ma anche chi vuole solo divertirsi, alla fine c'è difficoltà di easy che.
accessibile a tutti. Se avete più sfida, aumenta la difficoltà. Varietà nel gioco, nel gameplay, veramente non dispiace. Ma con questo finiamo l'episodio di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un like, a commentare la vostra, in cosa avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per le notifiche dei nuovi video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti tutoriali ad offerti. E inoltre vi dico sempre che se volete supportare il mio lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi da YouTube, ora apparirà il magico banner con tutti i vari tier, i suoi vantaggi, badge, emoji, piantepiano e quant'altro. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, una prossima scoperta, la prossima di Terry. Passa e chiudo.